realtà George non è proprio malato. Ma è disgustoso! Oh, povero amore. Ci pensa la mamma a te. George, devi stare al calduccio per un po'. No! George non vuole rimanere a letto. George, devi restare sotto le coperte, capito? Perché? Perché non devi prendere freddo. Perché? Perché te l'ha ordinato il dottor Orso Bruno. Buongiorno. Allora, dov'è il mio paziente? Apri la bocca e di... George è un po' preoccupato. Peppa, visto che tu ormai sei grande, puoi far vedere a George come si dice Certo che posso. George ha preso il raffreddore. Ha bisogno delle medicine? No, ma la sera potete dargli un bel bicchiere di latte caldo per aiutarlo a dormire. Grazie, dottor Orso Bruno. Si figuri. Arrivederci. George è rimasto a letto tutto il giorno. Ora anche Peppa va a dormire. George, ti senti meglio? No, non si sente meglio. George, potresti non starnutire così forte? Come farò a dormire? George, devi bere un pochino di latte caldo. Ti farà riposare. Grazie al latte caldo, George si addormenta in un attimo. Buonanotte, tesorini miei. È tutto così tranquillo. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Non devi avere paura. Non è un vero dinosauro, George. Si tratta solo di un robot. Guarda, mi metto su questa croce e... Wow! E adesso c'è un'altra sorpresa. Sono arrivati tutti gli amici di George. Sorpresa! La signora Coniglio gli ha preparato una torta. Riuscite a indovinare che tipo di torta possa essere? A forma di dinosauro? Proprio così! Sei stata davvero bravissima, Peppa! Buon compleanno, George! C'è ancora un ultimo regalo. Seguitemi. Che cosa potrà mai essere? Sicuramente avrà a che fare con i soliti dinosauri. Oh, e questo che cos'è? Devo ancora riempirlo d'aria. Lo so, lo so, lo so! È un castello gonfiabile! Peppa adora i castelli gonfiabili. Ma se è un regalo per George... Come mai questa volta non c'entrano i soliti dinosauri? Ma questo è un dinosauro! Un dinosauro gonfiabile! Evviva! Giorgia! Che cosa c'è scritto? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno. Come stai? E poi che cosa dice? Dame, j'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io
voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfina Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parle a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. No, George. Non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Posta! Evviva! Mi dai la lettera da parte di Delphine, papino? Mi dispiace, Peppa, ma per te non c'è niente oggi. Oh. Mamma Pig ha trovato la torcia. Per favore, posso tenerla io? D'accordo. Grazie, mammina. George, guarda un po' qui. Peppa fa un'espressione buffa. Ma no, George, sta tranquilla, è solamente Peppa. Oh, dobbiamo avvertire vostro padre, è ancora laggiù al buio. Papà Pig è in cantina e sta cercando la torcia. Ma dove si sarà cacciata? Papà, la torcia era quassù. Per fortuna è sempre stata in cucina, non là sotto al buio. Hai ragione, una vera fortuna. Perfetto, e adesso aspettiamo. L'elettricità dovrà pur tornare prima o poi. Ma quanto tempo ci vorrà, esattamente? Secondo me, esattamente un sacco di tempo. Oh, ma George e io avevamo ancora voglia di ballare. Lo so io come divertirci. Che ne dite di guardare la TV? Oh, non vuole funzionare. L'elettricità serve anche per la televisione. Davvero? Certo! Oh, che cosa possiamo fare allora? Tanti anni fa, quando la televisione non esisteva, i bambini dovevano fare da soli i loro giochi. Ci sono! Mi serve una scatola di cartone. Cosa vorrà fare, Peppa? Mamma, ti dispiace fare un buco in questa scatola, per favore? A che cosa ti serve? Lo vedrai! Mamma Pig fa un buco nella scatola di cartone. Ecco fatto, Peppa. Grazie molte. Ora dovete rimanere seduti là sopra. Senti, George, tu dovrai puntare questa su di me, hai capito? Quest'oggi, a presentare il telegiornale, sarò io, Peppa Pig. Ciao, amici! Ciao, Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino, io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, tutto il dì. Che grossa pozzanghera! Se non vogliamo rimanere impantanati, forse dovremmo prendere un'altra strada. No, è solamente un po' di fango. Coraggio, Gertrude, puoi farcela! Coraggio, autobus, puoi farcela! L'autobus è bloccato. Oh, accidenti! Buongiorno, signora Coniglio. Che cosa mi racconta? Mi sono impantanata. Le dispiacerebbe aiutarmi? Con piacere. Il suo carro attrezzi è abbastanza forte? È naturale. Ha funzionato? No,
ci servirebbe un mezzo più potente del carro attrezzi. Per caso posso esservi utile? No, non c'è niente di cui non posso occuparmi da solo, grazie lo stesso. Mi è venuta un'idea! Per tirarmi fuori da qua, possiamo usare quel treno. Perché non provare, signora Coniglio? Il treno del nonno tirerà l'autobus fuori dal pantano. Motori al massimo! Coraggio, Gertrude! Ci siamo! Perfetto! Evviva! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara, Peppa, è soltanto una tranquilla passeggiata in bici. Sì, papino, ma sto comunque vincendo io! Ah, e ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto. Hai visto? Abbiamo vinto la gara. No, invece non avete vinto, perché in quel momento io non stavo gareggiando. Ma adesso sì! Provate a prendermi! Non sei altro che un'imbrogliona! Ciao, Anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta! Ciao, Anatre! Avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta. Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto. Il percorso è molto ripido. Le colline dovrebbero essere più basse. Sì, ma guarda che panorama stupendo. Povero me, è davvero molto faticoso. Mamma Pig, tu non stai pedalando! Scusami, papà Pig, mi stavo godendo la bella vista. Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina. Ci sono gli amici di Peppa. Ciao, Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità. Peppa, perché non partecipi anche tu? D'accordo, ma soltanto se la gara la facciamo in discesa. Va bene. Peppa e i suoi amici si sono messi in posizione. Siete tutti pronti? Pronti! Potrete partire dopo che vi avrò dato il segnale in questo modo. Pedro è partito in anticipo. No, Pedro! La gara non è ancora incominciata. Mi scusi, signor Pig. Secondo me nel futuro abiterò sulla Luna. E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao, ciao! Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao, gente del futuro! Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte! E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali! Un video stupendo! È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una capsula del tempo. Oh, papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella. E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene, se non mi sbaglio dovrebbe trovarsi da queste parti. Oh, l'albero però era molto più piccolo. Già, sono passati un sacco di anni ormai. È cresciuto un pochettino rispetto a... Zoe, guarda, ho portato Teddy. Io ho portato la mia scimmia.
Dinosauro! Abbiamo anche questo finto servizio da picnic. Perché non ci giochiamo insieme? Oh, ecco le anatre! Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti. Abbiamo del delizioso tè finto. E anche una torta. È finta, ma è buonissima. Vi assicuro che è squisita. Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia! Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria. Oh, beh. Vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia, il dinosauro di George e il mio Teddy. Mmm, deliziosa! La mia scimmia dice, mai mangiato niente di più buono. Peppa! George! Dobbiamo rientrare! Ciao, Zoe! Ciao, ciao! Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig! Forza! Torniamo a casa anche noi, Zoe! Va bene, papà! Tazze, piatti, scimmia, Teddy... Oh, no! Tu non dovresti essere qui, Teddy! Peppa ha dimenticato Teddy di nuovo! Peppa e gli altri sono a casa! Credo di aver guidato abbastanza oggi. Adesso l'unica cosa che voglio è rilassarmi. Mi sdraierò sul divano e guarderò un po'... Teddy! Mi sono scordata di lui! Oh, Peppa! Ora Papà Pig sarà costretto a guidare di nuovo fino all'area picnic. Beh, per Peppa questo è d'altro. Ma è il signor Zebra! Il postino! Non aveva detto che oggi è il suo giorno libero, signor Zebra? È vero, oggi non lavoro, ma mia figlia Zoe deve effettuare una consegna molto speciale per la signorina Peppa Pig. Tieni, questo è per te. Che cosa c'è dentro? Ma è Teddy! Il povero Teddy stava piangendo, così lo abbiamo riportato da te. Ti ringrazio, Zoe. Sarà molto più divertente se giocate insieme. Sei stato davvero molto gentile, George. Dinosauri! George non è contento. Richard, adesso tocca a George tenere i dinosauri. Neanche Richard è contento. Perché stanno piangendo? Cos'è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme. È che sono ancora troppo piccoli per saper giocare. Visto che voi siete già grandi, perché non glielo insegnate? Giusto! Potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia. Ottima idea! Andiamo nella sabbiera. George e Richard adorano la sabbia. George, Richard, ascoltate. Vi insegneremo come si fa un castello di sabbia. Prima riempite il secchiello di sabbia. Adesso bisogna capovolgerlo e dargli qualche colpetto con le mani. Perfetto, e adesso sollevatelo. Ottimo lavoro! Richard ha fatto un castello di sabbia. Castello! Anche George ha fatto un castello di sabbia. Visto? È più divertente giocare insieme. Accipicchia, questo gioco non è andato molto bene. È stata tutta colpa di tuo fratello. Ha distrutto il castello che aveva costruito George. Cosa hai detto? Tuo fratello ha distrutto il castello di Richard per primo. Calma, bambine. Voi non avevate deciso di insegnare ai vostri fratellini come si fa a giocare d'amore e d'accordo? È vero. Siamo grandi. Invece George e Richard sono ancora troppo piccoli per giocare insieme. Mi è venuta un'idea. Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone. Sì! La canzone del Bing Bong, per favore. Oh, non so, ecco. Per piacere, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. E va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bang e un bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bangli, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bangli, boo. Oh, oh! Bene, bambini, adesso tutti a dormire. Buonanotte, bambini! Buonanotte, Madame Gazzella! Peppa e Susie sono nel loro sacco a pelo. Io ho portato una torcia.
Basta così, bambini! Andate subito a dormire! Che cos'era quello strano rumore? E io cosa ne so? L'ho sentito di nuovo! Susie! Ma dove stai andando? Madame Gazzella! Sono un po' spaventata! Oh, vuoi restare qui con me? Sì, grazie! Madame Gazzella! Lo sa? Anche a me è venuta un po' di paura! Posso entrare, per favore? Ma certo! Anche io potrei avere paura più tardi! Sì, penso che anche io potrei avere paura! Anch'io! Anch'io! Allora entrate tutti quanti! Cantiamo ancora la canzone del Bing Bang! D'accordo! Suoniamo un accordo canticchiando la canzone. Allungati ancora un po', papà! Mi raccomando, fa' attenzione! Non preoccuparti, vedi, ci sono quasi! No! Papà, l'acqua dello stagno è fredda! Sì, solo un pochino! Il vento ha spinto la palla fuori dall'acqua. Evviva, è uscita! Bene, siamo molto fortunati. Il vento è sempre più forte. Tenetevi stretti i cappelli. Oh no, il vento ha fatto volare il cappello di George. Non preoccuparti, adesso papà Pig te lo riporta. Corri, papà! Guardate, è finito sull'albero! Allora mi arrampicherò per prenderlo. Io penso che l'albero sia troppo sottile per reggere il tuo peso. È vero, ma come facciamo a tirare giù il cappello? Semplice, basterà scuotere il tronco in questo modo. Forse dovrei scuoterlo un po' più forte. Pensavo che questo tipo di cose accadesse soltanto a me. Non è divertente. Invece secondo me fa ridere, mamma. In effetti penso che sia un po' buffo. Dov'è il cappello? È sulla tua testa, mamma. Oh. Ecco a te, George. Tienilo stretto stavolta. Il vento sta facendo cadere tutte le foglie. Guardatemi! Il vento mi tiene in piedi! Il vento è così forte che riesce a reggere Peppa. Il vento è così forte che riesce a reggere George. Papà, fallo anche tu! Forse sono troppo pesante. Dai, coraggio, papà! È divertente! Allora ci provo! Il vento è così forte che riesce a reggere perfino papà Pig. Così freddo che la pozzanghera si è ghiacciata. È molto scivolosa. Non è affatto divertente. Ecco mamma e papà Pig. Oh, guarda, una bella pozzanghera. Papà Pig adora saltare nelle pozzanghere. Attento, papà! Stavo per cadere. Per fortuna ho un grande senso dell'equilibrio. Papà, le pozzanghere sono ghiacciate oggi. Non possiamo saltarci dentro. Non essere triste. Andiamo a dar da mangiare alle anatre. Evviva! Peppa e George adorano dar da mangiare alle anatre. Ciao, anatre. Vi abbiamo portato un po' di pane. Alle anatre piace il pane. Oh! Fa così freddo che il laghetto si è ghiacciato. Il ghiaccio è molto scivoloso. Scusateci se abbiamo riso di voi, ma è stata una scenetta buffa. Sta iniziando a nevicare. Guardate! Peppa e George adorano la neve. George, afferriamo i fiocchi di neve. Peppa e George vogliono afferrare i fiocchi di neve. George ne ha preso uno. Anche Peppa ne ha preso uno. Ecco Susie Pecora sul suo slittino.
stiamo giocando a scendere dalla grossa collina. Ci sono anche tutti gli altri. Perché non saliamo sulla collina e guardiamo la gente che va in slì? George è contento che il bambino sia un maschio. Dinosauro! George, penso che sia troppo piccolo per giocare con i dinosauri. George, il nuovo cuginetto non vuole giocare con te. A lui piace stare con me. Peppa, il cuginetto è davvero troppo piccolo per giocare a palla. Ma se non può giocare né con i dinosauri né con la palla, allora che cosa può fare? O mangia oppure dorme. E spesso fa così. Zietta, per favore, me lo fai prendere in braccio? Sì, se mi prometti di stare attenta, puoi tenere il piccolo Alexander. Alexander? E il suo nome? Si chiama Alexander. Che nome lungo per un maialino così piccolo. È molto carino. È strano visto che è un maschio. Che cos'è questo odore? Forse è arrivato il momento di cambiargli il pannolino. È disgustoso! Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino. Non è affatto vero! Mamma, posso restare con Peppa e Giorgia a giocare fuori? Certo! Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo? Sì, Alexander è davvero un tesoro! Vorrei che George fosse un piccolo maialino appena nato. Ho trovato! George può fare finta di essere un maialino. Deve entrare in questa carrozzina. È un'ottima idea. No. George non vuole fare il neonato. George, se ora fai finta di essere appena nato, ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita. George ci pensa. E potrai usare i miei giocattoli. George ci pensa ancora. E se ne avrai voglia, ti farò usare anche i miei giocattoli. George ha deciso. Sei davvero un maialino adorabile. Peppa, scegli me, scegli me! Ma, papino, tu non sai correre veloce. Quando ero un piccolo maialino vincevo sempre. Adesso hai una pancia enorme. Però posso ancora toccarmi i piedi. Quasi. D'accordo, papà. Ma devi correre davvero molto veloce. Le mamme e i papà faranno la prima parte di gara, poi passeranno il testimone ai bambini. Mamme e papà, pronti? Partenza, via! Veloce, papà! Papà Pig è in testa. Forza, forza, papino! Grazie, papà. Sei stato bravissimo. Ora tocca a me. Peppa, smettila di parlare, corri! Non ti raggiungere! Più veloce! La vincitrice è Emily Elefante. Evviva! Oh, papino, non ho vinto neanche una coppa. Non preoccuparti, Peppa. Hai ancora una possibilità. E adesso l'ultima gara della giornata. Il tiro alla fune. Bambini contro bambine. Quando dico via, dovete tirare la corda con tutta la vostra forza. Le bambine vinceranno! No, ti sbagli! Vinceranno i bambini! Pronti? Partenza! Via! Tirate, bambini! Avanti, tirate! Tirate, bambine! Tirate! Io sto tirando! Se continuano a tirare così forte, la fune si spezzerà. Oh! La gara finisce in parità. Vincono tutte e due le squadre. Evviva! Di benzina. Mille grazie, nonno cane. Sono arrivate Susie e la signora pecora in auto. Ciao, Peppa! Ciao, Susie! Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e nonno cane. Wow! Che avventura, Peppa! Ciao, a più tardi! A più tardi! Oh no! Non c'è più aria! La gomma è a terra! Chissà se nonno cane salverà anche noi. Lo spero tanto.
Qui parla nonno cane. Sì, capisco. Non c'è problema, signora pecora. Arrivo subito. Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo, Peppa. Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao, Susie. Siamo venuti a salvarvi. Evviva! Nonno cane gonfia d'aria la gomma dell'auto. La ringrazio, nonno cane. Sono arrivati nonna e nonno Pig in macchina. Buongiorno a tutti! Salve, nonno Pig. Ha forse bisogno di benzina o di aria? No, grazie. Voglio provare quel nuovissimo autolavaggio. L'accontento subito. È gestito da un computer. Mi presento. Sono l'autolavaggio del futuro. Oh! Prima di tutto insapono, poi risciacquo, infine asciugo. Wow! Spiacente, operazione sbagliata. Acci picchia, il computer si è rotto. La macchina di nonno Pig è bloccata. Ah, la prego, ci aiuti, nonno cane! Oh, io non so come si riparano i computer. Il mio papà ha riparato il nostro computer a casa. Ecco, non l'ho esattamente riparato. I bambini stanno facendo un castello. Hanno bisogno di tantissima sabbia. Usano i secchielli per dare la forma alle torri. Che splendido castello! Evviva! Torniamo indietro. Oh, dove è finita la barca? Oh no! Nonno Pig si è addormentato e la barca si sta allontanando. Dobbiamo svegliarlo ad ogni costo. Gridate più forte che potete! Nonno Pig! Svegliati! Svegliati! Oh no! Nonno Pig è ancora addormentato! È troppo lontano, non ci potrà mai sentire! Siamo bloccati su quest'isolotto! Allora siamo naufraghi! Resteremo qui per centinaia di anni! Dovremo mangiare bacche e frutti di piante selvatiche. E poi dovremo mangiare insetti e animali viscidi. I genitori sono venuti a prendere i bambini. Ma dove sono? Ciao! Ciao a tutti quanti! La gita è andata bene? Sì, a dire la verità, credo di essermi dimenticato una cosa. Torno fra un attimo. Guardate! Nonno Pig sta tornando! Siamo salvi! Evviva! Bentornati a bordo, miei uomini! Ma insomma, nonno Pig, credevo che ci avessi abbandonati. Mi dispiace per quello che è successo. Vi prometto che la prossima volta non mi addormenterò. Addio, Isola dei Pirati! Speriamo di rivederci! Mi piace molto quest'isola! Possiamo tornarci ancora? Oh, ma è ovvio che ci torniamo, Peppa! Evviva! Anche Peppa vuole pattinare! Ciao a tutti! Ciao, Peppa! Questa è la prima volta che pattini, Peppa? Sì. Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio, Susie. Sono certa di sapere già come si pattina. Ok, vieni con noi. Aiuto! È assolutamente impossibile. Non voglio ritornare a pattinare mai più. Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami! Oh, perbacco! Oh, oh! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No! George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ma è davvero facile!
Adesso posso farlo anche da sola, mammina. Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ben fatto, Peppa. Guardatemi, sto pattinando. Peppa se la cava molto bene. Già, sono un'ottima insegnante. Rallenta, Peppa, o sbatterai contro qualcuno. Non preoccuparti, mammina, sono una bravissima pattinatrice. Oh, dove sono i freni? Oh, perbacco, ho dimenticato di dire a Peppa come si frena. Oh, oh. Ti presento il mio nuovo amico. Si chiama Leo Leone. Ma che dici? Guarda che non c'è nessuno. Susie ha un amico immaginario. Come? Vuoi dire che non riesce a vederlo? Dai, giochiamo a palla. Va bene. Prendila tu, Leo. Peppa ha passato la palla all'amico immaginario di Susie. Leo non sa tenere la palla. Gli è caduta. Non gli è caduta. È solo che lui con queste cose non si diverte. Beh, e allora com'è che si diverte? Gli piace ruggire! E vuole ruggire anche in questo momento? Sì! Ma hai ruggito tu! No, non è vero, l'ha fatto lui! Oh. Ciao, Leo! Peppa fa finta di riuscire a vederlo! Leo, vorresti diventare mio amico? Che cosa ha detto? Ha fatto così con la testa! Questo vuol dire sì! Peppa, Susie, che ne dite di venire dentro e mangiare una torta? Mamma Pig ha tagliato due fette di torta per Susie e Peppa. Mamma, Susie ha portato un amico immaginario. È seduto qui e si chiama Leo. Oh, capisco. E gli andrebbe una fetta di torta ai canditi? Roar! Leo adora la torta ai canditi. Smettila di dire sciocchezze, Peppa. Lo sappiamo che Leo non ha ruggito. In realtà eri tu. Leo preferirebbe una torta al cioccolato. Purtroppo ho solo la torta ai canditi. È sicuro di non volerla assaggiare? Wow! Ha detto che gli piacerebbe provarne un pezzetto. Mamma Pig dà un po' di torta all'amico immaginario di Susie. George sta giocando col suo dinosauro. Dinosauro! George, ti sei seduto addosso a Leo! George non sa che Susie ha un amico immaginario. Posso timbrare anche io? Certo che puoi. Aspetta, adesso ti trovo della carta. Qui ce n'è ancora. Forse è meglio se utilizzi dei fogli bianchi. Ecco a te. Peppa adora giocare con i timbri. Signor Coniglio, mi piace molto il suo lavoro. Bambini, proseguiamo. La prossima è la signora Gatto. Miau. Buongiorno, Peppa e George. Buongiorno. Il mio lavoro consiste nel disegnare delle forme su questo computer. Oh! E poi mando in stampa le figure. Wow! Ve ne faccio un'altra copia. Grazie, signora. Che bel lavoro fa la signora Gatto. Posso farlo pure io? Credo che sia il turno di George adesso. Papà ha ragione, George. Anche tu devi metterti a lavorare. George sta facendo dei triangoli azzurri. E adesso li stampiamo. Mi piace davvero molto il suo lavoro, signora. Oh, e adesso vi faccio vedere cosa faccio io. Sì, andiamo. Ecco la scrivania di Papà Pig. Il mio lavoro è piuttosto complicato. Parto da grandi numeri, analizzo i dati e per finire calcolo il valore di tutte le incognite. Sembrerebbe un lavoro molto importante. Anche tu usi i timbri, papà? No. Usi anche tu il computer? No, ma uso i pennarelli colorati. Papà, possiamo giocare coi tuoi pennarelli? Ottima idea. Peppa e George adorano disegnare. Io disegnerò casa nostra. Invece George farà un dinosauro. Lui tutte le volte fa la stessa cosa. Dinosauro.
pozzanghera più grande del mondo! Che pozzanghera gigantesca! Peppa! George! È l'ora del bagno! Papà, mamma! Abbiamo trovato la pozzanghera di fango più grande del mondo! Ah, certo, si vede! Veloci, dentro la vasca! Oh, per favore, non possiamo giocare ancora qualche minuto? No! Dovete andare a lavarvi! E ora tu e George avrete un po' di sonno! No, papà! Non abbiamo per niente voglia di andare già a dormire! Peppa e George non ne avranno ancora voglia, ma io sì! Anche io! Prima di dormire, Peppa e George fanno il bagno. Peppa adora gli schizzi. Anche George adora gli schizzi. Si divertono un sacco dentro la vasca. Dai, adesso basta, bambini. Su, vi asciughiamo e vi mettiamo il pigiama. Oh, non possiamo stare nella vasca ancora per un po' di tempo, per favore? Il momento del bagno è finito. Ora filate a lavarvi i denti. Prima di dormire, Peppa e George si lavano i denti. Bene, adesso sono puliti. Andate a dormire. Oh, secondo me è meglio spazzolarli ancora un pochino. Se andate a letto, Peppa Pig vi leggerà un bel racconto. Evviva! Peppa e George adorano i racconti. Quando Peppa va a dormire, porta sempre con sé il suo orsetto Teddy. Anche George, quando va a dormire, porta sempre con sé il suo dinosauro. E adesso avete un po' di sonno, bambini? No, papà. Vogliamo che tu legga un sacco di racconti. No, dovete sceglierne uno soltanto. Quale libro preferisci? Papà, ma come mai ti sei messo quello strano cappello? Questo strano cappello è un basco. Mi serve per riuscire a trovare l'ispirazione. Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papà Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti, se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi e in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. 1, 2 e 3. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio. Beh, dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare nonno Pig e chiedergli in prestito il suo toserba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il toserba di Papà Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, nonno Pig. Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Certamente. Vengo subito da voi. Ciao. Mi sa che questo è un lavoro per Betsy.
Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. È Nonno Pig! Nonno Pig! Buongiorno a tutti! Mi è giunta voce che avete bisogno di una tosatura. L'erba è cresciuta troppo per il mio tosaerba. Nessun problema, la mia Betsy la taglierà in un batter d'occhio. Il tuo trattore si chiama Betsy? Sì, questo è il suo nome. Ciao, Betsy. Nonnino, possiamo salire su Betsy? Certo che potete! Tutti a bordo! Agli ordini, Capitano Nonno! Vedrete, toseremo l'erba in un batter d'occhio. Tenetevi forte, si parte! Betsy taglia l'erba molto in fretta. È uno spasso! Ecco, finito! Guarda, ho vinto ancora io! Secondo me hai imbrogliato! Non è vero! Prima hai guardato le carte! Non è affatto vero! Non voglio giocare con una come te mai più! Sono io che non voglio giocare mai più con te! Oh no! Peppa e Susie hanno litigato! La signora Pecora è venuta a prendere Susie. Peppa, saluta la tua amica, forza! Non voglio parlare con lei! E io non voglio parlare con lei! Oh! Farete pace in fretta. Siete sempre state buone amiche. Non ci penso neanche. Lei non è più la mia migliore amica. Il papà ha preparato la cena. Peppa, George, venite a mangiare. La pasta è pronta. C'è forse qualche problema? Peppa e Susie oggi hanno litigato. Oh! A dirla tutta, sento la sua mancanza. Perché non la chiami al telefono? Buongiorno, signora Pig. Peppa può parlare con Susie, per favore? Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Possiamo essere ancora amiche se mi chiedi scusa. Mi dispiace di averti detto che hai barato. Anche se in effetti era la verità. Bene. E a me dispiace di essere stata la tua migliore amica. Oh! Non ho bisogno di lei. Posso benissimo trovarne un'altra. Non c'è problema. È una bellissima giornata. Tutti i bambini sono al parco giochi. Danny Cane si sta divertendo con il suo migliore amico Pedro Pony. George sta giocando con il suo migliore amico Richard Coniglio. Sei sdraiato per terra. Per vedere le stelle è la posizione migliore. Guardate quelle stelle là sopra e immaginate di unire i punti. Quella si chiama Orsa Maggiore. Sì, e le stelle che stanno alla fine puntano verso la stella polare. Wow! Luccica, luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Peppa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Peppa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto.
Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta, seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Guardare le stelle è l'hobby di nonno Pig. Avanti! Chi di voi vuole dare un'occhiata? Forza! Io! La stella può... Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Acci picchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig. Via! Ecco l'annaffiatoio! Ottimo lavoro, Peppa Pig. Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annaffiatoio è da bambini. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire solo i grandi. Oh! Bambine, su col morale, vi faccio vedere io un bel tuffo. Non puoi farlo! La tua pancia è troppo grande! Sciocchezze! Ho vinto diverse gare di tuffi quando ero giovane. Sì, ma è passato molto tempo da allora, Peppa Pig. Per fortuna, durante gli ultimi anni mi sono tenuto in forma. Reggimi gli occhiali, per piacere. Avrete una visuale migliore se vi mettete di lato. Mi raccomando, papà, sta attento a non schizzarci! Tranquilla, non farò volare una sola goccia, vedrai! Credo che salterò da quello più alto. Fa attenzione, Peppa Pig. Sì, non schizzare, capito? No, non lo farò, Peppa. Ricordati di non schizzare, papà. Neanche una goccia, te l'avevo detto. Non ti preoccupare, so esattamente dove ci troviamo. Da questa parte... Chi ha messo qua l'albero? Peppa Pig è andato a sbattere contro l'albero. Tutto a posto, Peppa Pig? Sì, cara, sto bene. Da questa parte. Peppa Pig, tu sai dove stiamo andando? Certo, naturalmente. Mi sa che non riusciremo mai più a trovare la nostra casa. Sono sicuro che ce la faremo. Siamo nel nostro giardino. Ci sono le anatre! Salve, signora anatra! Ha forse smarrito il suo stagno? Anche noi ci siamo persi! Noi non ci siamo persi! So esattamente dove ci troviamo! A presto, anatre! Vi auguro di trovare lo stagno! Peppa Pig ha trovato lo stagno delle anatre! Che fortuna! Sì! Un vero colpo di fortuna! Papino! La signora anatra ti ringrazia. Non c'è di che, signora anatra. E ora troviamo la nostra casa. Sono sicuro che sia per di qua. Ilà! L'avete sentito anche voi? Sì, mi sembra che qualcuno abbia detto... Ilà! Sono la signora Coniglio, Rebecca e Richard. Ciao, Peppa. Ci siamo persi. Ciao, Rebecca. Anche noi ci siamo persi. Oggi volevamo andare al parco giochi. Anche noi due, ma c'è la nebbia e non si vede niente. Forza, bambini! Entriamo in casa e aspettiamo che la nebbia passi. Peppa Pig, sai dove stiamo andando? Certo, naturalmente. Da questa parte... Sì, Peppa Pig! Ah! Stiamo andando troppo lentamente.
non ci arriveremo più dai nonni di questo passo. Peppa ha ragione, proviamo a cambiare strada. Ma cara, qui non ce ne sono segnate altre. Conosco una scorciatoia. Ciao ciao, ci vediamo! Noi prenderemo una scorciatoia! Ci vediamo, Peppa! Buona fortuna! Mamma Pig ha cambiato strada per evitare la coda, ma è una scorciatoia molto accidentata. È divertente! Sei sicura di quello che fai? Fidati di me! Ciao, Anatre! Stiamo prendendo una scorciatoia! Guarda, ecco la strada principale! Fantastico, brava, Mamma Pig! Ma come? Siamo ritornati allo stesso punto! Ciao! Bentornati! Accipicchia, a quanto pare la scorciatoia non è servita a molto. Sono le due, il pranzo è pronto. Sì, ogni cosa è perfettamente a posto, soprattutto le mie patate. La tavola è apparecchiata, ma la famiglia di Peppa non si vede ancora. Pronto, casa Pig, chi parla? Pronto, sono papà Pig. Siamo vicini ormai, ma il traffico va alla velocità di una lumaca. Una lumaca che va davvero molto lenta. Sono quasi arrivati, ma non riescono a liberarsi del traffico. Oh, poveri cari. Di questo passo si raffredderà tutto. Mi è venuta in mente un'idea. Aspetta che vado a prendere la carriola. Cosa avrà intenzione di fare? Forza, nonna Pig! Prendi le patate e sistemale dentro la carriola. Agli ordini, nonno Pig! Se non possono venire fin qui a pranzo, allora noi porteremo il pranzo da loro. Guardate! Quelli sono nonno e nonna Pig, con il nostro pranzo su una carriola! Buongiorno, ragazzi! Come si dice il pranzo? Possiamo cercare il dinosauro giocattolo di George. Sono sicura che l'ha perso come al solito. Dinosauro! George non ha perso il suo dinosauro. Oh. E allora cosa ne dici dei tuoi occhiali? Non ti ricordi mai dove li hai messi? Questa volta lo so. Come vedi, sono al loro posto. Che noia, papà! Come faccio così? Voglio un mistero. Vuoi che ci pensi io a creare un mistero per te? Sì, per favore! Papà Pig sta per creare un mistero. Allora, che cosa c'è sul tavolo? Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Perfetto, Peppa. Guardateli attentamente e cercate di memorizzarli tutti. Il pesce rosso, Teddy, la scatola sorpresa e il dinosauro di George. Riuscirete a ricordarli? Sì. Molto bene. Ora dovete farmi il piacere di uscire un momento. Quando avrò finito, vi chiamerò! Sembra che stia andando di sopra dal rumore dei suoi passi. E adesso sta tornando di nuovo qua. Tutto a posto. Potete tornare dentro adesso. Uno degli oggetti non è più sul tavolo. Sapete qual è? C'è ancora il dinosauro di George, il pesce rosso e anche la scatola. E allora? Che cosa manca? Teddy! Esattamente! Non c'è Teddy! Ben fatto, bambini! Complimenti! È stato abbastanza facile per noi, perché siamo dei famosi detective! Ah, ma questa era solo metà del mistero. Dove si sarà nascosto, Teddy? Oh, non lo so! Quelle cosine sul pavimento, che cosa sono? Sono briciole di torta, vero? Grazie alla lente d'ingrandimento, le briciole sono facili da vedere. Chi sarà stato a mangiarsi la torta? Forse Teddy. E sembra che le briciole portino da questa parte. Certo che Teddy ne ha mangiato davvero un sacco. George si sta impegnando molto, ma ormai gli manca il fiato. George, non hai soffiato abbastanza forte. Se non ci riesci, puoi provare in un altro modo. Immergi il bastoncino nel sapone. Sollevalo e muovi il braccio. Tante bolle! Oh, è più divertente se ti metti a correre. Aspettami! George si diverte a fare le bolle, mentre Peppa le fa scoppiare.
Oh no, è già finito il sapone. Papà! Mamma! Il sapone per le bolle è finito. Non preoccuparti, Peppa. Mi è venuta un'idea. Mamma Pig, va a prendere un secchio, per favore. Va bene, Papà Pig. Peppa, del detersivo. Vado, Papà Pig. George, tu invece portami una racchetta. Un secchio, del detersivo e una racchetta. Cosa vorrà fare Papà Pig? E adesso mi serve dell'acqua. Versa il detersivo. Bene, George, dammi una racchetta, per favore. Ti ringrazio. E ora state a vedere. Oh, wow! Papà Pig ha trovato un nuovo modo per fare le bolle. Guardate un po' qua. Sta attento, papà. Potresti scivolare. Non preoccuparti. Oh, oh, oh. 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 George. Buone vacanze, nonna Pig. Buone vacanze, nonno Pig. Buone vacanze, nonna Pig. Buone vacanze, nonno Pig. Vorresti una tazza di tè? Vorresti una tazza di tè? George dà il becchime a Polly. George, guarda che gliene hai messo troppo. Polly diventerà molto grassa e poi scoppierà come un palloncino. Bam! Come un palloncino. Bam! Che cos'è questo suono? Il gelato! Evviva il gelato! Oh no, George non ha chiuso la porta. Gelati, gelati! È la signora Coniglio, la gelataia. Buongiorno, mamma Pig. Salve, signora Coniglio. 4 gelati, per favore. Grazie, signora Coniglio. George, ti sei dimenticato di chiudere la porta. Polly sarà volata via. Non ti preoccupare. Sono sicuro che è ancora dentro. Polly non c'è. Guardate. Oh. E adesso che cosa facciamo? Nonno e nonna Pig sono molto affezionati a lei. Forse dovremmo provare a cercarla in cortile. Guardate, che cos'è quello? Che cosa ha visto mamma Pig? È Polly! Evviva! Ma un momento, adesso come facciamo a farla scendere dall'albero? Non c'è problema, ci penso io a prenderla. Vieni qui, Polly. Vorresti una tazza di tè? Oh no, Polly è volata su un ramo più alto. Oh mamma. Polly,